Contento. Cioè, noi avevamo fatto una interrogazione in data 27 ottobre 2016 che chiedeva lumi sulle modalità di raccolta rifiuti a Marina di Pisa, specialmente nella zona nord. E il fatto che abbia trovato poi risposta a dicembre da parte non dell'assessore, non del sindaco, ma da parte degli uffici, la dice lunga sulla tenuta di questa giunta. Perché a che sindaco si rispondeva sarebbe potuto allenare sul tema. Con l'interrogazione, dicevo, si tentava di capire come si sarebbe organizzata la raccolta differenziata e si rispondeva che sarebbe avvenuta la sostituzione di 20 postazioni di cassonetti automatizzati fuori terra, dei vecchi cassonetti delle postazioni individuate. E poi che tutti gli utenti di Marina di Pisa iscritti alla Tari ricevevano una tessera con la quale sarà possibile conferire i rifiuti. Ora, in questi giorni, cioè la consegna delle tessere da parte di Geofor, per gli utenti proprio di Marina di Pisa, ma sembra che gli utenti dei villaggi, cosiddetti villaggi, quelli che sono più a nord di Marina, e alcuni residenti, fra l'altro, anche del viale d'Annunzio, siano esclusi da questa consegna. Perché interessati da una raccolta porta a porta. Ora, il porta a porta non era mai venuto fuori da nessuna parte, nemmeno nell'interrogazione che avevo ricevuto io. Si rischia di avere tre sistemi nel giro di pochissime centinaia di metri: i cassonetti interrati, i cassonetti fuori terra e il porta a porta, con una confusione indicibile. Poi per i villaggi è ancora più grossa il problema, perché ci sono state con marciapiedi stretti, sono state a fondo chiuso. Per cui si aumenta il problema con un ulteriore problema. Poi si potrebbe anche tutto ovviare, discorso del porta a porta, sostituendo i vecchi cassonetti con i nuovi, come si era detto, nelle collaudate posizioni di via Vivaldi, via della Foce e via Verrazzano. Cioè, non capisco perché no. La confusione poi sul discorso della consegna delle tessere segna un po' sovrana. A quei villaggi nessuna tessera. A chi non paga la Tari per motivi di reddito viene data la tessera. A concludere, consigliere Nerini. Capito? Anche ai non residenti e ai turisti come li convinciamo a portare via la spazzatura? Le domande sono grosse e impellenti, per cui ecco il discorso per il quale abbiamo chiesto questo question time. Grazie. Le modalità che il Comune di Pisa ha individuato in conformità con gli indirizzi regionali per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata che sono stabiliti da legge è la raccolta domiciliare cosiddetta porta a porta. Solo con la raccolta domiciliare si possono raggiungere tali obiettivi. A Pisa questa modalità di servizio è stata esclusa nel centro storico per i motivi che sappiamo. Per il litorale si è agito in due modi, tenendo conto della peculiarità turistica dell'area e della sua conformazione urbanistica. La zona di Calambrone, con presenza prevalente di grandi edifici, con presenza mista di utenti residenti e non residenti, da servire con un servizio porta a porta di tipo condominiale. La zona di Tirrenia e di Marina di Pisa, centro, con presenza prevalente di edifici di minore dimensione, spesso di tipologia seconda casa, cioè per non residenti, e presenza di contenitori interrati già installati alcuni anni fa, da servire con cassonetti interrati e fuori terra a chiusura elettronica. La zona dei villaggi a nord di Marina, con presenza prevalente di grandi edifici, con tipologia di utenti residenti urbanisticamente differente e indipendente dal centro di Marina, da servire in continuità con il viale d'Annunzio e con la zona di Pisa Sud, con il servizio porta a porta di tipo condominiale e in parte unifamiliare. Pertanto, laddove si è ritenuto tecnicamente fattibile, si è prevista la modalità di raccolta ad alto rendimento in termini di differenziazione, cioè la domiciliare, e in via residuale la raccolta con contenitori stradali. Nel territorio di Marina sussistono due modalità e non tre di raccolta: la raccolta stradale con cassonetti interrati e fuori terra, Marina Centro,
la raccolta domiciliare nella zona dei villaggi a nord. La raccolta domiciliare, già attiva in quasi tutto il territorio di Pisa, non comporta particolari problemi e sta portando a buoni risultati in termini di raccolta differenziata e decoro nelle strade liberate dai cassonetti. Io, sindaco, mi aspettavo un qualche cosina di più da parte tua, perché hai detto le cose che ho detto io, l'hai detto come ti pare a te, perché porta a porta non è un fine ma un mezzo per arrivare a quello che dici te. Affermi che è solo con la raccolta porta a porta che si arriva a quelle quote che si è detto, e questa è una tua opinione, una buona opinione ma tua. Poi, se tutti i cassonetti sono con la scheda, con la tessera, i turisti come faranno? Questo, io ti chiedevo questo io. Non so se sono stato chiaro, forse non sono stato chiaro io. È questo quello che io chiedevo. Quali sono i cassonetti nelle zone dei villaggi? Ci sono problemi oggettivi per fare porta a porta. Ti chiedo di mettere i cassonetti fuori terra dove c'erano gli altri cassonetti vecchi, perché nonostante che tu dica che sono due e non tre, restano sempre tre, perché sono tre cose diverse. Le modalità della seconda e della terza sono le stesse con la tessera, ma i problemi rimangono gli stessi. Cioè, il turista non si sa cosa farà, e i residenti nei vari villaggi avranno il porta a porta scomodissimo per loro, perché non è fattibile. Con tre postazioni si risolve il problema. Non è quello che avete detto, che mi avete detto durante a dicembre. Fate pace con voi stessi, perché non si sa più a quale santo votarsi. San Sanzo non c'è più, sicché non si sa più a che santo votarsi. Grazie.